Questo è quello che mi ha fatto la piazzata. Sì, non faccio. Che ti credi che non ci sta? Ragazzi, continuiamo il nostro giretto. Bello, eh? Affascinato comunque. C'è un piede. Bello, ragazzi. È affascinante, però. Molto bello da venire a visitare. Bello. Ah, l'elefante. Guardate qua che le... Guardate che perfezione. Incredibile, che lavoro. Certo, fare un lavoro così, eh. L'elefantino, che poi non ho capito, no? Diciamo che l'elefante, io so che dovrebbe essere un portafortuna, però poi alla fine loro le zanne le prendevano per fare gli oggetti d'avorio, quindi una volta che voi avete tolto le zanne all'elefante per fare l'oggetto d'avorio, praticamente l'elefante muore. Questo io non riesco a capire di... Ah, andate pure al piano di sopra, però comunque ci sta un'altra sala che è magnifica. Ecco, là dopo la faccio vedere. Vabbè ragazzi, non... L'ho già spiegato, questo io sto facendo, poi mi fermo e mi metto a leggere le mie cose. Mi spiego sempre, a voi faccio vedere così per evitare di essere troppo cazziato. Vabbè che sono conosciuto qua in tutti i musei. Sicuramente ti passeranno la parola, ah, guarda che quello può venire... Telegarage Marega Viaggi, che rompe cazzo lui con quella telecamera. Sono proprio una simpatia, io guardate. Questo c'ha proprio lo squalo in sala grande. Bello. Cazziata. Questo è un porta candele. Un arco freccia. Andiamo in quest'altra sala, vediamo un po' che cosa c'è. Oh, che bello. Bello. Bella questa decorazione. A me piacciono le decorazioni orientali. Bello con la mano. Dopo speriamo che ci sia qualche souvenir. Mi piace questa roba. Bello, eh? Beh, sembrano i guerrieri che hanno trovato lì in Cina, sepolti davanti alla tomba. Questo viene dalla Thailandia, è un Buddha in oro. Oh. Bello. Anche questo è tutto d'oro. Armatura in oro. Oro. Bello.
Nel gruppo mi sono portato l'altra batteria. No, la batteria, la scheda. Anzi, pazzo, devo fare una fotografia. Ah, sta dietro. Bello, la guardate là. Presumo che mi stiano guardando dalle telecamere, no? Io penso che loro fanno registrare. Voilà. Che stanno un iPad, cosa? Bello è questo, l'elefante. Poi non so, mi sembra che l'elefante porta fortuna quando ha la proboscide alzata o abbassata, mi devo informare più, non mi ricordo. Bello questo, stanno bellissimo. Oh, sta ragazza è come rompe le ruote, lei mi guarda che... Strano. Questo logicamente sono tutte porcellane. Poi noi parliamo delle porcellane francesi e delle porcellane napoletane, del miglior del bosco di Caponigondo. Sono ottime di qualità, niente da dire. Però ecco qua, la ragazza, vedete, fa un riflesso, eccola qua, stanno venendo a rompere con gli uomini. Gli hanno registrato, faticato. Dietro. Andiamo quindi nell'altra sala. Beh, questo è tutto in argento. Questo qua è argento dorato. Elefante. Allora, qui quindi siamo stati, ci abbiamo fatto tutto quanto il piano di sotto. Cioè, allora, questo qua rappresenterebbe il piano principale. Adesso ci spostiamo, andiamo a vedere qualche altra cosa. A più tardi su Tele Garage Mare Ghiaccio. Andiamo a vedere un po' da qua che cosa c'è. Adesso 16 minuti di scheda, merda.
Cina Asiatic. Asiatic Central, Cina. Mamma mia, quanto è grosso!